che vuole portarsi in viaggio con loro di là.
mentre che sì, cioè, tavolo per tavolo, se volete fare sui piatti li... Senti, già fatto, sentiamo il ciò. E riprendere il tram tram normale. Il tram tram normale passa anche con impegni che abbiamo di carattere internazionale. Il nostro paese, non è che a dire la verità, siamo contando dal di sotto, siamo quasi primi, ecco. Nel senso che siamo l'ultimo governo che ci ha governato ha praticamente tolto ogni aiuto in campi internazionali e anche i comuni purtroppo hanno dovuto, noi nel nostro comune con il terremoto, anche questi aiuti sono stati azzerati. Ecco. Però dovremo riprendere il tram tram normale, quindi riprendere quello che abbiamo sempre fatto, ecco. Tempo fa noi abbiamo fatto qualche iniziativa, un progetto con il comune di Carpi, siamo stati in questo villaggio che adesso magari quando lo vedo poi ve lo farò vedere, dove i bambini si danno delle risposte eccezionali, vuol dire che c'è una cultura da aiutare. Qua è solo e ci siamo tutti orgogliosi. Quando mi chiedono di descrivere la nostra città, di fuori che porto, il primo segnale che porto è quello del volontariato, dell'associazionismo che abbiamo così presente così nel nostro territorio e che, visto che Marino l'ha citata almeno 100 volte, si è vista anche bene, anche forte sulla questione del sisma e del terremoto. Però fate dire una cosa, io penso che protezione civile, al di là della protezione civile a Carpi, i primi ad essere stati capaci di mettere in campo delle misure nell'emergenza sono state le associazioni, i volontari e i cittadini carpigiani. Fatevi un applauso, perché in quel momento avere la forza, spaventati come eravamo, spaventati come in quel momento non è stato
non era scontato, significa che siamo una società, siamo una comunità, abbiamo dei legami, dei rapporti con le nostre differenze, però siamo ancora capaci di metterci nella dimensione della solidarietà nel darci una mano. Seconda riflessione che porto è questa: perché aiutare? E perché aiutare l'Africa? Io penso che al di là delle mille banalità che si possono dire, e spesso se ne sentono tante, soprattutto quando si parla di aiuti in questo senso, soprattutto quando si fa in un paese che, ahimè, deve patire un po' di vergogna per quello che ha fatto la cooperazione internazionale, lo diceva Marino prima, un taglio dei fondi che è stato repentino, e poi dopo ti accorgi che in un continente non tanto lontano da te esplodono guerre ogni due per due, succede quello che succede, non soltanto da un punto di vista della povertà, eccetera. Io dico che il primo investimento è la solidarietà rispetto all'Africa, perché l'Africa, guardate cosa sta succedendo anche nel Mali o in altri stati dove noi abbiamo la necessità di essere un punto di riferimento, perché abbiamo una democrazia. Se il punto di riferimento sono paesi che non hanno la democrazia, è un disastro per un paese che vuole crescere. E si diventa punto di riferimento quando si è capaci di dare una mano, non si tirano le bombe, si tirano i libri e si portano gli aiuti alimentari. Io penso che questo tipo di rapporto e questo tipo di fiducia e si portano i progetti, perché si dà la possibilità in quel paese di essere autonomi, di poter crescere, e penso che questo faccia una piccola grande differenza. Dopodiché Marino torna, dopo due ore che è tornato si prende un po' un raffreddore, un po' di febbre, poi mi telefona, sembrava dentro una caverna dal raffreddore che aveva, e la prima cosa che mi ha detto è: c'è da comprare un defibrillatore. C'è da comprare un defibrillatore perché è successa una cosa molto brutta mentre ero via, una cosa che può succedere in ogni parte del mondo, un attacco apoplettico, eccetera. C'è la necessità di avere una macchina o un defibrillatore. Allora, io lo dico da adesso, noi faremo tutto il possibile per montare un meccanismo per comprare un defibrillatore, lo facciamo assieme, lo facciamo comune associazione assieme, cerchiamo anche dei partner. Noi a Carpila stiamo costruendo la rete dei defibrillatori cardiaci, è una rete importante. Però, come ho spiegato già a Marino, bisogna anche trovare un contatto forte con la sanità, e so che c'è là qualcuno che i contatti ce li ha, per portare anche là la formazione, perché la macchina in sé è una macchina che costa qualche risorsa, ogni tanto c'è da fare un po' di manutenzione, però è una macchina. Bisogna saperlo usare e bisogna andare a insegnare a saperlo usare, perché quella è una macchina che può salvare delle vite. Allora, aggiungiamo questo piccolo grande obiettivo alla programmazione di quest'anno di Africa Libera. Magari qualche risorsa la prendiamo su con una cena, qualche sponsor lo troviamo, qualcosa proviamo a metterlo anche a disposizione per l'amministrazione, creiamo qualcosa che possa avere una progettualità e ci prendiamo questo come obiettivo a medio termine, perché penso che sia una cosa importante da portare a casa anche in un momento come questo. E ultima cosa. Lo dicevo prima, perché la solidarietà è un investimento, ce ne rendiamo conto appunto quando ci sono dei momenti importanti. Tra un po' ci sarà un momento importante, penso, per tutti noi, che è quello del 24. Allora, comunque, cioè di andare a votare. Io vi chiedo una cosa, non è campagna elettorale, lo dico semplicemente. Questo paese ha bisogno anche di un altro livello di solidarietà, che è una solidarietà rispetto alle istituzioni, alle situazioni difficili che sta vivendo. Io non vi dico fate quello che volete, perché ognuno ha la sua idea e la porti avanti, però io penso che ci sia un modo per essere solidali con tutti i cittadini anche nel nostro paese in un momento come questo, che sia quello di andare a votare. Il 24 andate a votare, non cedete al fatto di stare a casa, ve lo dico come istituzione, so che non è campagna elettorale, è semplicemente l'andare a esercitare un proprio dovere, perché ci sono posti in questo mondo purtroppo dove andare a votare non è ancora permesso, quindi quando si ha l'occasione di farlo bisogna andarci. Grazie. Grazie mille. Io non avevo detto ad Alberto Bellelli che l'ambulanza ce l'abbiamo già. No, ma il defibrillatore. Sì, il defibrillatore, poi lo montiamo sopra. E ho già parlato con la nostra dottoressa là e ha detto che forse loro hanno già anche chi lo sa usare, quindi è una bella cosa in più che non vi avevo detto, ecco.
perché ce ne sono tante di cose che non vi ho detto. E che cioè, l'attività di un'associazione è così, ogni giorno che c'è una cosa nuova, il bello è anche questo qui. Io spererei che la vita non finisse mai, perché ce n'è sempre, purtroppo ho perso un dente, quindi significa che la vita finisce. Ecco, adesso io volevo chiamare un nostro responsabile dell'associazione, Silvano Benatti, perché come vi avevo detto prima, per il terremoto ci stiamo muovendo anche noi, e la proposta, visto che la sta portando avanti lui, è giusto che ve la dica lui. È una proposta molto bella, molto interessante, e così lo saprete anche voi. Buonasera a tutti e grazie per la vostra partecipazione. Africa Libera si sta facendo promotrice di un evento per la prossima estate che riguarderà il terremoto. Noi come associazione, unendo sul palco l'esperienza e la tradizione delle Mondine e la presenza di un nostro carissimo e valido amico che sta facendo degli arrangiamenti e oltretutto porterà sul palco due canzoni specifiche, Oro e Cacao e anche Africa Libera, organizzeremo probabilmente nella prima settimana di luglio nel comune di Novi, comune delle Terre d'Argine che è stato il più martoriato dal terremoto, un concerto a scopo benefico per raccolta fondi, che vedrà al centro proprio il mondo femminile e cercherà di rendere un giusto omaggio a quelle che è stata la situazione della posizione femminile in questo contesto disastroso e che ha lasciato dei segni indelebili. Quindi noi, grazie all'aiuto di una delle nostre socie, la senatrice Ferraguti, abbiamo già degli spazi a livello nazionale con il prossimo lancio di Noi Donne e di Profilo Donna, che sono le maggiori riviste di Terracura appunto nazionale, dove ci sarà un articolo che sarà un'anteprima, e nello stesso momento cominceremo a lavorare per far sì che questo evento possa avere uno sviluppo e un seguito di rilievo, perché, torno a ripetere, è un segno che Africa Libera vuole portare sul territorio per sottolineare l'evento catastrofico che è successo, e nello stesso momento vuole rendere un omaggio al mondo femminile per l'importanza che ha sempre avuto e per la rilevanza che ha avuto anche in questo contesto. E torno a ripetere, avremo la presenza delle Mondine, che sul territorio sono un segno unico e che probabilmente e sicuramente tutto il mondo ci invita. Quindi invito tutti a seguire questo percorso che stiamo facendo, perché avrà un determinato peso e lancerà la nostra associazione in questa opera e cercherà di dare un segno ben tangibile. Grazie per l'attenzione. Lunedì l'associazione sarà nelle scuole, al liceo Fanti, e due sabati successivi saremo sempre alla casa del volontariato, e verranno le scuole, che inizieremo il percorso vicine, e questo servirà per promuovere nelle giovani generazioni il volontariato, come dicevo prima, che è sempre una cosa utile e interessante. Adesso volevo, così dopo abbiamo finito, due parole dei nostri amici della Costa d'Avorio, che voi sapete, Costa d'Avorio, prima mi sono scordato, mi ha sgridato, mi hanno detto Malgana, dove? È nel Golfo di Guinea ed è nella zona subsahariana dell'Africa occidentale, la parte occidentale subsahariana. Il Ghana confina ad ovest con la Costa d'Avorio, a nord con Burkina, ad est con il Benin e a sud con il l'Oceano Atlantico. Più di così, più di così penso che... la Costa d'Avorio invece
è ad ovest, come dicevo, del Ghana, ed è confina con il Mali, ve l'ha detto prima l'assessore, che è la guerra che c'è in Mali e che sta avendo luogo in questo momento, purtroppo. Loro l'hanno appena finita e vogliono fare una iniziativa proprio contro, per la pace, contro la guerra, fare una casa della cultura, una casa della pace. E quindi vi chiedono la vostra collaborazione. Roger, adesso smetti con la tua camera e vieni qui, passa l'altro. Ringrazio Africa Libera, ringrazio soprattutto Marino. Innanzitutto vorrei prendere la parola, ma vorrei invitare qua vicino a me Desiree. Si sente solo, si sente. Bisogna dire la presidente della Associazione Web di Parma. Tra parentesi volevo presentare queste due donne. Questa si chiama Desiree, abita a Modena, da Modena. Abbiamo ad estate, abbiamo iniziato, partecipato a Soliera Estate, potete guardare su YouTube, ci sono ancora delle immagini. Qui si chiama Geneviève Ouadé-Kafando, è la presidente dell'associazione dei web della regione, tutti i risorgenti della regione ovest della costa di Parma, quindi è una grossa associazione. Quando è venuta l'idea di questa cena, abbiamo diffuso la notizia, quello che hanno potuto, perché in mese a un periodo un po' i stipendi sono un po' in ritardo. Allora, quando sono primo a venire, ecco perché siamo un po' in ritardo, perché ce ne sono che vogliono venire, aspettate, io voglio partire per forza, è quello che ha fatto che siamo in ritardo. Quindi è per presentare queste due donne che sono alla guida delle nostre comunità. Quindi volevo continuare per dire che la nostra conoscenza con Africa Libera ha avuto 8-9 mesi fa. Tenete conto della data di Soliera Estate, lì che abbiamo iniziato. Da lì Marino è andato giù, mi sembra ancora come ieri, ci ha abbracciati, e lì è nata veramente questa idea di collaborazione. Perché non è che Africa Libera vuole aiutare delle persone o aiuta l'Africa e sono degli africani che sono qui e poi vogliono approfittare, ma l'affetto che voi mettete alla cosa ancora più che tutto quello che fate. Il presidente, ci siamo incontrati a Carpi, a questa mini fiera che avete fatto. Siamo venuti per partecipare a questa cena. Ha presentato brevemente così la Costa d'Avorio, ma vogliamo dare a voi l'occasione di conoscere bene la Costa d'Avorio nell'organizzare una cena, organizzare da noi, che vi invitiamo così a questa cena, mentre mangiamo, proiettiamo anche le immagini, ma presentiamo anche dei balli, degli aspetti della nostra cultura. Sarà per un po', lo decideremo insieme al presidente, diciamo a tutti i collaboratori con cui abbiamo l'occasione di vedersi frequentemente. Quindi ivoriani in Italia, nell'Emilia Romagna, abbiamo bisogno di voi, della vostra collaborazione, della vostra amicizia, del vostro affetto, perché sapete che la Costa d'Avorio 10 anni e non è ancora finito bene, 10 anni ho conosciuto una situazione veramente grave, e la regione che è stata toccata molto è la nostra, le immagini sono brutte, avete l'occasione di scoprire tutte queste qua, non è soltanto perché vogliamo, ma perché abbiamo veramente bisogno. Vi ringraziamo tanto per questo affetto che condividiamo adesso. Grazie. Grazie a voi, non so se avete afferrato bene. In sostanza, noi qui abbiamo due associazioni che sono della Costa d'Avorio, una che ha sede qui a Modena e l'altra che ha sede a Parma.
la signora è questa sera viene da Parma e vogliono fare con noi, ci hanno proposto di fare un'iniziativa, magari un pranzo etnico, e loro vogliono far da mangiare. Io ho già mangiato da loro, quindi so che si mangia molto bene, e quindi invitano anche tutti voi. Un'iniziativa che poi potrà servire per fare qualche cosa. Adesso ha già presentato un progetto che vi dicevo prima, la Casa della Cultura e della Pace, che è una bella cosa, perché la pace non è solo sua, ma la pace è nostra, è una cosa che serve anche a noi. Io credo di aver finito, adesso poi se ho tempo anche dopo, quindi grazie dell'ascolto. Guardo sempre quello che ho il bisogno della contribuzione. No, quando mi hanno fatto perso, non so cosa succede. Maurizio sta in grosso. Sì, vieni. Questo è quello che vince. È uno di quelli che vince. No, no. Guardate che cosa devo stare. Devo stare. Guarda, guarda. Hai avuto paura? Mentre aspettiamo l'attenzione, da luglio in avanti siamo in gara. Chi volesse venire basta
telefonare a qualcuno di noi. Si può stare su, io quello che vi consiglio di più è un mese, almeno un mese, però sapete, non abbiamo tante cose da visitare, quindi si fa fatica con me in 15 giorni fare tutto, è praticamente impossibile. Tutti insieme, facciamo un mese per tante cose. Oh, tirami su, dai. Oh, è un libro. Ah, è vero, tre biglietti. Tira su tre biglietti. No, scusa, i primi tre che dopo li legge la fine. Esatto, li leggiamo alla fine. Uno, esatto. Vai, vai, tre. Mettili giù. Mischia con le mani. E poi li tiri su, non solo lì davanti. Prendi su quello di tua mamma. Esatto, vai. Ecco. Non lo so. Uno. Un altro. Così, ma, va. Ma presto vieni sera. No, non lo so. Due e l'altro ancora. No, no, dai. Va bene, prego. Allora, mettiamo quei, qua, sono i primi tre. Quelli sono i primi tre, li diciamo. E tiriamo su. Uno e... Dai, partiamo dal quattro. Numero quattro. Vai. Allora, numero 127. Oh, già l'ho detto l'ex, fino al 150 sono quelli di stasera. Fino al 150. Fino al 150 sono quelli di stasera. E quegli altri sono di domani? Gli altri sono questa sera, ma i picchi hanno pagati. Ok. Oh, pronto. Chi è che ha 127? Giuseppe l'aveva. 126, io 128. Ah, la macchina 128, io non è che l'ho usato tutti i ragazzi là, perché ecco, il mio per ultimo. Claro, non è che lo sei inventato. Il numero 127. 127. Ce l'ha. Un altro. Non fa presto. Su ragazzi. Via, già finito. Allora, No, vieni, lascia che qualcuno... Ecco. 617. 617. 617. Ecco. A Lorena. Allora, questa è una maglia di blu marino, no? No, sono marino. 647. Sono qua, signore. Eccola in fondo. Calatore. 280. Ecco, va bene per te. Ma non 386. Ecco, Mauro, perfetto. Allora, è 94. Portafoglio. Un portafoglio pieno. 94, Terenziani, sei fortunato qua. Pieno di euro. Va bene. Guarda, mo astuccio, astuccio. Quanto costa l'olio ai bambini? 247. Un astuccio 247. Chi ce l'ha? 247. 247, non ce l'ha nessuno. Biggio, ecco, per tuo nipote, perfetto, perfetto, avanti, adesso un servizio da caffè. Servizio da caffè lo diamo al numero 296.
servizio del caffè in porcellana super 296. Ecco, perfetto. Un cuscino musicale, quando il bimbo non dorme, attacca la musica. 277. 277 per il cuscino musicale, mi inventano tutti. Cuscino musicale. La volta la madre mi ha dusco passato, non mi ha seguito. Oh, 277 non c'è? Un altro, dai. Qualcuno, vabbè. Così non lo so. Ce l'hanno in cucina di nome, no? 509, chi ce l'ha? Ecco Vigio, Vigio sempre suo nipote, perfetto. Ora come fanno a sentire quelle della cucina? Il piccolo premi non interviene. Allora, qui c'è un tratto, una ruspa. 77. Bellissima la ruspa. 77. Una bella ruspa. A tirare su le macerie di nori, vedete, va bene. C'è nessuno che ha 77. Ehi! Giuseppe, Giuseppe. Una bella mortadella. Allora, una bella mortadellina, 598. Mortadella. 598, chi ce l'ha? Eccola, Franco. Sulla dieta. Poi dopo, set. Quanta roba. 97. 97. Ecco, ecco, tuo mondo. Telefono musicale. Per bambini piccolini. Ecco in fondo il telefono. Bene. Bene. Ha giudicato anche il telefono. Avanti col prossimo numero. Che paghi la moneta? 124, una bottiglia di spumante. Questo qui. Ecco! Ricordate che quella non è acqua. Poi se state male, adesso c'è la borsa dell'acqua calda. Al numero 272. Questo qui è un bicchiere. Bella la tua carafora. 48. Ecco, ci sono anche la carafora. E giro una volta, ma qual è la carafora, guarda. Oh, la macchinina, guarda, per Junior. Questa qui è per Junior. 824. 824. Ecco Mauro, perfetto per te da giocare. Mescolate quei biglietti. 5. 865. Io devo andare piano a spostare. Ecco, quelli li prendiamo volentieri che non ce ne ho mai. 865 non c'è nessuno. Guarda, dei contenitori di plastica. Da aprire. Ecco, come che va bene questi qui, raccogliendo la parte. Non c'è? 865 non c'è? Ecco. No, grazie. L'altro cos'è? Questo qui è un contenitore. Va anche il forno microonde. Allora, crema catalana, e qui ci sono le quattro tazze senza la crema catalana.
269. 269, la crema catalana va mangiata a voi, però la contengono deliziosamente, ma molto buona. Porto CD. Però ho regalato il biglietto. 059. 059. Va bene, chi è che l'ha vinto? È uno di quelli di stasera. Ecco, là, guardalo. Oh, stiamo arrivando verso la fine. Fortunato! Bellissimo, colore stupendo, guarda, colore stupendo. Guarda. Adesso un'altra contenitore per maffi. Cos'è il maffi? Dolcetti. C'era uno che mi dice mi fai un maffino. Maffino e io gli facevo un massaggio. C'era. Oh, 636. 636 per un maffino. Dai in fondo. Abbiamo trovato Marani, bene. Moscato 660. Moscato, eccola in fondo il moscato. Eccola. Questo in fondo, in fondo. 400. 8, 5, 4, 4, 0, 0. Eccola, un servizio della famosa porcellaniera, porcellana allora, i primi tre, cominciamo dal 3, sì. Ferro da stire, quello andrebbe bene in Ghana perché c'è da stirare, non c'è, il ferro non va mai. 063 063, ecco Giulia, mi raccomando, portalo in Ghana. Numero 2. Numero 2, cos'è questo? L'orologio, anche questo, in Ghana non c'è un orologio che non che funzioni, andrebbe bene un calvà. 811 811. Non c'è nessuno, è il mio. No, non c'ho le pile e cerco di abituarlo senza, ma che? Via, non riesco a sapere. Altro, chiedo il niente, 811 non va. Vai. 607, anche questo non c'è. Allora, primo premio è un super aspiratore. Cinque, quattro, sette. 547. Ehi, Lodi, perfetto, Lodi Gianni, primo premio. Lodi Gianni stasera ha fatto una grossa. Questo del suo amico, che ci ha detto posso anche aiutarvi per fare delle riprese bene in gara. Vedete, questo qui farò un po'. Ha ragione, fatto bene. E ci facciamo un po' di musica, devo stare qui a fare due salti, a ballare, si può fare, l'altro posso andare a letto, ma ci torniamo a vedere. Poi dopo ci vediamo la prossima volta. Ricordatevi che vuole importante aderire alla situazione, perché più siamo meglio è. Quindi fate anche lo sforzo. Poi dopo c'è chi volesse adottare un bambino, una bambina, là, ricordate che è molto importante. No,
dai, sei giovane, giovane. Ok, se c'è qualcuno che ha qualche cosa da dire, il microfono è suo. Io l'ho detto abbastanza. Ragazza, nome, si chiama Polena Chantal. Chantal? Abita Padova. Chantal, non dico il nome? Adesso devo chiedere a mia moglie. Chiedere la moglie, così.